prima di partire, cosa succede qui? C'è una schermata di selezione della lingua. L'inglese è l'unica lingua disponibile. Scegliamo l'inglese. Per forza. Ma perché sto giocando in inglese a Pokémon Platino Luminescente? Pokémon Platino Luminescente è la mod definitiva per Pokémon Diamante Lucente. E dico diamante lucente e lo sottolineo perché è stata fatta apposta per diamante lucente e non per perla splendente. Ma che significa? È la mod del remake di Pokémon Diamante e Perla, però prende a piene mani da Platino. Tutti gli eventi scriptati da Platino sono stati inseriti qui. Ovviamente c'è stato un lavorone dietro da fare, però l'hanno fatto. Quindi stiamo parlando in realtà di Pokémon Platino Luminescente. Quindi è come se ci fosse stato in realtà il remake di Platino. E non di Diamante e Perla, che sono stati remake proprio low effort. E per carità, vi sono piaciuti? Va benissimo. Sono dei giochi belli? Sì, ti ci puoi divertire, ma non sono dei giochi eccelsi o dei giochi che ci meritavamo. Perché, vuoi o non vuoi, i remake di Pokémon hanno sempre, e dico sempre, introdotto delle novità. L'hanno fatto tutti. Ci hanno derubato magari di qualche feature, tipo in Pokémon Horas, ci hanno derubato del Parco Lotta. Però hanno aggiunto comunque qualcosa di nuovo, come l'episodio Delta. Quello è stato tantissima roba. Siamo finalmente andati nello spazio a lottare contro Deoxys, vuoi mettere? E a questo punto che è successo? Dato che Diamante Lucente e Perla Splendente sono stati dei remake molto mediocri, un gruppo di modder ha preso tutti gli eventi e tutte le cose che c'erano in Platino e ci hanno fatto qua un remake degno di questo nome. Usciamo da casa, dirigiamoci subitissimo a casa del nostro amico Barry. Per iniziare la nostra avventura dobbiamo andare a prendere i Pokémon dal professor Rowan. Il che è molto strano, tu non puoi mandare all'avventura, o meglio, non puoi chiamare due ragazzi all'avventura e fargli superare una zona di erba con i Pokémon. Signore? Sei venuto per giocare con mio figlio? Non si dice giocare, ma si dice uscire, andare fuori, hang out in inglese. Vabbè, comunque sia lui è il padre di Barry. Pronti e posti? Via! Fermi! Che succede? Perché non ci fai andare nell'erba alta, signor anziano? Non avete dei Pokémon con voi? E allora perché volete andare nell'erba alta? Perché volevamo andare a prendere dei Pokémon, e questo è il punto, no? Abbiamo Turtwig, Chimchar e Piplup. Ovviamente scegliamo Chimchar, l'unico Pokémon di fuoco che si può trovare in tutto quanto il gioco insieme a Ponyta. Anche se in Platino ne hanno messi un altro paio. Handaura, se non sbaglio, hanno messo. Potrei sbagliarmi. Non ricordo di preciso che Pokémon avessero messo oltre a Ponyta e a Chimchar come Pokémon di fuoco. Però serve. E poi Ponyta possiamo prenderlo solo più in là nel gioco, dopo la seconda palestra. Quindi. È un po' pesante come cosa, eh. Comunque sia, lottiamo contro Barry. Eccolo qua. Eccolo che sbraccia. Proprio come in Platino. E vabbè, questo è Pokémon Platino questo, ma. Con i vestiti di Pokémon Diamante e Perla. Allora, andiamo, facciamo un po'. Graffio, ti graffio con i miei artigli. Lui continua a farmi ruggito e io continuo a graffiarlo. Alla fine non gli faccio più niente. Ah, mo' attacchi e fai botta? Mi sa che mi raggiunge subito subito quei danni lui, eh. Se fosse stato tutto quanto così, Pokémon Diamante e Perla, il remake, sarebbe stata una bomba. Tra l'altro, in questa mod hanno anche messo lo scaling nel mondo di gioco dei Pokémon. Quindi sono grossi tanto quanto sarebbero nella vita vera, tra virgolette. Oh, Barry, che succede? Vi mando al lago? Cattureremo un Pokémon leggendario. Abbi fiducia. Non ce l'ho la fiducia, Barry. Che succede? Lo scorrere del tempo, l'espansione dello spazio, saranno mie un giorno. Cyrus è il mio nome. Ricordalo. Fino ad allora dormi finché puoi, leggendario Pokémon sul letto del lago. Of the lake bed, forse del lago e basta. Non ricordo tutto quanto il dialogo italiano. Quello chi era? Ehi, Ron, che cattura un Pokémon leggendario? Non c'è nessun Pokémon leggendario. Kyaun! E Kyaun? Barry? Forse non vuoi perdertelo. Una strana creatura ti sta annusando. Sembra che voglia darti qualcosa. Ah, incenso. Incense burner? Ti permette di incontrare Pokémon regionali. Ah, ok. Grazie. Hai trovato un fiore per terra e l'hai raccolto. Oh, profuma di. Allora, Kalos, Alola, Galar o Unima. Pokémon regionali. Pokémon di altre regioni.
Dunque, Unima sarebbero carini. Kalos, ci sono dei bei Pokémon. Alola, ok, ma non... Unima. Ok, ho messo il fiore dentro al coso per bruciare l'incenso, insomma, non so il nome preciso. Hai sentito Lonk? Non era il... Sì, era forse l'urlo del Pokémon leggendario, non lo so. Allora, professor, io vorrei prendere... Ah, però aspetta, noi abbiamo i vestiti di diamante, ma Lucinda ha i vestiti di platino, perché noi abbiamo quelli di diamante? Dicevo, mi può dare un po' Pokéball, no, Pokémon già ce l'ho, una Pokéball. Ehi, vi lo porti con te, certo. Boia, oh, magari lo faccio evolvere in Umbreon, che è un Pokémon bellissimo, Umbreon. Aspetta, posso anche scegliere i vestiti di Lucinda? Ah, ma ci fa scegliere già direttamente. Peccato che poi non serva a nulla perché non la vediamo proprio mai più da questa visuale. Aspetta, mi ha raggiunto! Grande Chimchar! Let's go allora, let's go! Dai, che c'è la nostra amica qua che vuole insegnarci a catturare i Pokémon. Quanto è piccolo Chimchar però nella vita vera? Accidenti! È una scimmietta alta 20 centimetri, che roba è? Ah, vuole lottare! Non mi insegna a catturare Pokémon? E sconfitto Turtwig! Ah, posso trovare anche dei fiori speciali per terra, in modo da metterli dentro l'incenso. E posso anche cambiare le mosse, ma quanti la quality of life changes! Ma quanto sono British. Allora, per attivare e condividi esperienza, però devo andare al PC. Ok. E anche per cambiarmi i vestiti. Oddio, è un Growly. A saperlo prendevo Piplup. Eccoci arrivati a Jubilopoli nel frattempo. Ah, e che è successo? Dobbiamo prendere Pokécron, già. C'è Bellocchio, attenzione! Ho fatto smascherare un membro della polizia internazionale. Veramente non l'abbiamo riconosciuta, solo che ci sembrava un tipo sospetto. Il suo nome in codice è Bellocchio, va bene, ci fa molto piacere. E sta qui a rindagare i suoni del DS, quindi possiamo mettere la musica classica del Nintendo DS, che bello. Teo e Tea? Ah, mi sta facendo delle domande. Pikachu è un Pokémon elettrico, sì. La regione di Kanto ha una palestra di tipo lotta al momento? No, c'era. È stata poi soppiantata da quella di Sabrina. Hawk è un tipo che sa tutto quanto nella regione di Kanto. Il suo nome completo è Samson? No, è Samuel. Ok, domanda semifinale. Le Sevi Island hanno una torre allenatore? Sì. Sulla sesta, a dire il vero, mi pare. Pensi di potermi sconfiggere in una lotta di Pokémon? Beh, vediamo se la tua risposta è corretta. È certo che lo è. Reporter Kayla. Ma qua si combatte sempre. Bulbasaur! Va a finire che mi dà uno dei tre Pokémon. Ah, hai tre Pokémon di Kanto, lei sicuramente, di starter. E se vinco me ne dà uno. Scommettiamo? Ora che succede? Il premio è uno dei Pokémon con cui hai già combattuto. Allora, sì, ho già scelto il mio Pokémon, Squirtle, assolutamente. Ah, posso prenderli tutti, posso? Allora, Squirtle, va bene. Altri due, cioè, andrebbero pure bene gli altri due, però. Oh, c'è il nostro amico Barry, quindi facciamo un'altra sfida contro di lui? Yeah, let's duke it out, man! Ah, un Wynat ora. Mo'. Non è proprio giusto. Pericoloso Wynat, eh. Accidenti a lui. È stata una lotta piuttosto dura, eh. Barry è davvero forte, accidenti. E siamo arrivati finalmente a Mineropoli. Oh. Sì, fammi vedere dov'è la palestra, grazie. E chissà se il capo palestra l'hanno già messo pronto, invece no. Devo andarla a trovare comunque. Però attenzione perché qua abbiamo anche un'altra sfida, eh. Sì, giochiamo. C'è un posto che si chiama Brunifoglia Fall Harbor. Fall Harbor, dovrebbe essere Brunifoglia, mi pare. Poi abbiamo Tabby e Guy che sono i reporter, no, hanno un altro nome. È Lisa la spettacolare contest idol, sorella del capo. No, non è Lisia. Quarta domanda, da dove vieni? Da sì. Questa è una vecchia reference a un altro gioco, sempre di Pokémon. La voglio combattere? Ok, vediamo un po' che Pokémon c'ha, così vediamo. Dovrebbe essere Hoenn a questo punto, pare. Trico, sì. E dopo questa a Giardin Fiorito ne abbiamo un'altra. Forse c'era quelli di
Johto, sarebbe carino. Tengo in squadra Trico, un Pokémon d'erba. Siamo in questa grotta a cercare capo palestra. Grotta, una miniera, quindi effettivamente sto andando in miniera. Tutti quelli che me lo dicono ogni giorno di andare in miniera. Beh, io effettivamente ci sto andando ora, contenti? Che poi in realtà non me lo dice nessuno, però. Eccolo, chi sarà mai il capo palestra? Quello più eccentrico di tutti, no? Come chi è protagonista negli anime, quello con la capigliatura più strana. Però, Trapinch! Pronti per affrontare il capo palestra? Eccomi qua. Ciao, sono il capo palestra di Mineropoli. Il mio nome è Pedro. Sei Pokémon? No, ma no, ma no, ma no, ma no. Non sei Pokémon. Ha tutti quanti i fossili questo, forse. Ho paura. Però no, Sturdy, no. E quanto danno fa? Ma dai, ma è rocciotomba. E 15. Livello 15. Lilip. Oh mio Dio, Lilip. Che odio Lilip. Potrei anche farla tutta quanta con Monferno. Se mi aumento l'attacco, però, Se mi aumento l'attacco la faccio tutta con... No, no, non faccio niente, non faccio. Fa solo stordiraggio. Si colpirà sempre e solo da solo. No, Monferno! Best Pokémon ever! Non mi tradire ora, Tato! Oddio, forza antica. Vabbè, non mi fa nulla, dai. Fa un danno normale perché sono anche tipo lotta. E snappa dalla confusione e colpisce Lilip! Let's go! Come mi piace vincere in questa maniera, eh? Oh, ragazzi, a sto punto vado con Monferro. Ero pronto a farla con Squirtle, che poi sarebbe diventato War Turtle, ma... Mi conviene? No che non mi conviene. Dragospiro, certo. Ma Trico? Sì, va bene che ha discendenza drago, perché poi quando Mega Evolve diventa tipo drago, mi pare. Quindi, va bene. Larvitar, ma tu come ti aspetti che io possa usare War Turtle in questa palestra ora? Anche Intimidate. Mi diminuisce l'attacco, ma io faccio Power Up, Punchy, e ti colpisco. E non basta, perché ha fatto Intimidate. Ciao, Monferno, è stato bello. Ci vediamo al prossimo giro, eh. Mica dici 4. No. 6. Fogliame a sto punto, che basta e avanza. E l'Arbitar ci saluta. Ma era solo il terzo Pokémon. Sta per mandare Lunaton. Rimango? Psicoroccia. Mega Drain. No, Tempesta di Sabbia, no. Terrempesta. Vabbè, mi fa un po' di danni quando colpisce, però il Mega Drain funziona. Che attacchi c'ha? Tipo roccia? Rock Slide? Oh! Grande! Bene, Rock Slide è Frana, se non erro. Quella può far tentennare addirittura Frana, un attacco tremendo. E evita l'attacco! Yessa! Andiamo! Let's go, Ski! Che bello! E vinco? Ipnosi e David! Ma non ha fatto niente Lunaton! Ma raga, ma questa prima palestra è proprio liscia come l'olio! Ma è perfetto allora! Manda Kabuto! Alla fine questa palestra, il capo palestra, tutto quanto Trico! Vabbè, stordiraggio! Trico mi sa che a sto giro si colpisce però, perché prima Monferno ce l'ha fatta scampare bella, ma Trico mi sa che non me la perdona. Vabbè ragazzi, ma allora, ma che squadra ho? Ma che squadra ho? Ma chi sono? Ma che squadra ho scelto? Ma come si fa? Sì vabbè, Rindoberry può andare anche ciao, eh? Dai, le foglie... Mamma mia che botta. Trico, e ce l'abbiamo fatta! No, Trico era fatta! Acqua c'è. Vabbè, doveva andare così. Doveva andare così. Però Trico ha fatto il suo lavoro. No, stordiraggio ha fatto. Se riesco a colpirlo, cioè lo colpisco prima o poi,
sperando che vada bene la prima. Allora, a questo punto lui c'ha solo l'ultimo Pokémon che è Kranidos. Non c'è più la confusione, Squirtle, Wartortle, però devo cambiare Pokémon però. Che poi, come un idiota, ho scelto pietra idrica invece che pietra lunare per farle evolvere in Umbreon. Ditemi se non sono proprio furbo io. Sì, perché praticamente hanno messo le opzioni di far evolvere i Pokémon con le pietre, quindi anche pietra lunare funziona. Allora però, ci siamo tenuti bene, Eevee, eh? Quick Attack proprio per fargli quel dannetto che serve. E ah, però aspetta, ah, perché c'ha testa dura, quindi non riceve il contraccolpo. Ah, bravo. Vai, Wartortle, concludiamo questa sfida. È più veloce e fa male. No, Alabac, quanto. Due colpi, due brutti colpi. Ma due di fila. Mo' a Sheldon. Ma che fa? Cambia Pokémon così questo? Adesso hanno Ospas. Ha cambiato Pokémon? Ma che succede? Ma è bellissima sta cosa. A sto giro, che è la quinta volta. La quarta ho perso perché non mi ero portato le pozioni. Potevo vincere. Aveva Relicant come Pokémon asso, ma stavolta. Stavolta è fatta. 100-100. Lasciamo perdere. Kranidos ha testa dura, il che lo protegge dai contraccolpi. E quando fa. Ho fatto scary face. Quando fa riduttore, quindi non prende danno dal contraccolpo shottato. Ce l'abbiamo fatta. Meno male, almeno Trico può evolversi a sto giro. Poverino. Non può essere i miei Pokémon potenti. Vai Trico, evolviti. Finalmente puoi. Wow, che fatica vincere contro questa palestra. Non è stato per niente facile. Acci picchia. Crovaio. Ma perché Trico era molto più grande nell'immagine? Beh, è imbarazzante che hai perso dopo 5 tentativi. dammi la medaglia. Cosa? Come si chiama? Miniera. Carbone. Cole è carbone. Per oggi basta anche così. Beh, mi sa che stasera verrà un pochino più lunga di 6 episodi. Però sempre miniserie rimane. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Spero abbiate sofferto con me. E. Non lo so, ragazzi. Io vado a piangere in un angolino. Mi sa che toccherà arrivare al 25 almeno per la prossima palestra. Questa mod è devastante. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.